mattina perpetrate i danni della gioielleria Valenti. Quando vi abbiamo convocato la settimana scorsa, la persona era già destinataria di un'ordinanza di misura cautelare insieme agli altri, però al momento dell'esecuzione non era stata individuata perché si era nel frattempo resa latitante, probabilmente si trovava da altre parti a fare altri danni. Comunque non era a casa al momento dell'esecuzione di quelle misure, pur essendo lui destinatario, quindi chiaramente ne ha avuta notizia e per un po' di tempo si è sottratto alla cattura. Ovviamente fare latitanti non è semplicissimo ed altrettanto ovviamente le nostre ricerche sono state svolte a tamburo battente sia da parte nostra e soprattutto con gli ausili sul territorio della squadra mobile di Brindisi. Un operatore della squadra mobile di Brindisi domenica sera l'ha proprio notato nei pressi del centro cittadino, lui abita vicino al centro cittadino, e lo ha notato e lo ha inseguito. Questo si è dato alla fuga, sono stati esplosi anche alcuni colpi di pistola, scopi intimidatori, questo ha continuato a scappare. Poi in tarda serata, evidentemente ha reso conto delle ricerche pressanti, tramite il suo avvocato ha contattato la squadra mobile di Brindisi e poi si è presentato e si è consegnato. In quel momento quindi è stato raggiunto anche lui dalla medesima ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Parma su richiesta della dottoressa Dal Monte, che era stata emessa anche nei confronti degli altri. All'epoca nella notizia ovviamente sia il filmato che vi abbiamo divulgato che la notizia che vi abbiamo dato il comunicato stampa ovviamente non comprendevano tutti i dati relativi a questa persona proprio per cercare di non ostacolare le indagini che erano ancora in corso volte all'individuazione e alla localizzazione di questa persona. Aggiano è la persona, ma anche la persona che nel filmato, che è sempre disponibile, opera armato di coltello, quindi ne abbiamo uno armato di pistola che è Iurlo Nicola. Aggiano è il complice che entra all'interno della banca armato di coltello e armato di coltello porta avanti la minaccia nei confronti delle due cassiere presenti. È giovanissimo, è un ragazzo veramente di giovane età, ma non per questo di spessore criminale lì, anzi è un personaggio particolarmente agguerrito e già noto, vanta già numerosi precedenti penali e di polizia. Tenete presente che noi quando parliamo di numerosi precedenti penali di polizia noi vediamo solo quelli commessi da maggiorenne, perché quelli da minorenne non compaiono nei nostri archivi perché la legislazione sui minori non lo consente. Quindi quando diciamo numerosissimi precedenti penali nei confronti di una persona che ha 19 anni vuol dire che parliamo di fatti compiuti da quando ne ha 18 a quando ne ha 19. Quindi vuol dire in pochi mesi si era già guadagnato l'onore di vantare numerosi precedenti penali e di essere sottoposto anche lui alla misura di prevenzione lui aveva l'obbligo di firma da giornalmente da presentarsi presso i carabinieri di Brindisi, obbligo di firma a cui lui ha smesso di adempiere fin dai primi giorni cui era sottoposto alla misura, quindi dai primissimi giorni che è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, ha firmato due volte e poi ha smesso di firmare e ha ricominciato a fare quello che sa fare, le rapine e reati in genere contro il patrimonio.